Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tag. Sono stata taggata da Scarlett81. Scarlett, scusami se ci ho messo un po' di tempo, ma come sai non metto un video uguale uno vicino all'altro, quindi do comunque un po' di spazio per appunto non annoiare le persone. Quindi, grazie Scarlett del tag, lo faccio volentieri, lo sai. Prima di iniziare il video tag e sapere le domande o forse sapere le mie risposte, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Adesso possiamo iniziare. Il video tag si intitola Fashionista, che io all'inizio della mia avventura su YouTube avevo fatto un video del genere, domande sulla moda, e avevo aggiunto delle domande io e mi era piaciuto tantissimo tantissimo farlo, quindi spero che sia diverso, non sono le stesse domande, sono sicuramente altre domande. Quindi iniziamo senza perderci in troppe chiacchiere e speriamo di non saltare le domande. La prima domanda è... aspettate che devo trovarla. Qual è per te un capo, un pezzo indispensabile nella moda? Allora... un pezzo indispensabile nella moda secondo me sono le scarpe e le borse. Fanno, anche se sei vestita semplice, ma la borsa oppure una bella scarpa cambia tutto il look. Seconda domanda: quale pensi sia la peggior gaffe di moda? Ora, per me sono, ce ne sono tante di gaffe nella moda, però diciamo che mi fanno proprio ridere le persone che si mettono le magliette corte e hanno la pancia. Ecco, ho detto tutto, perché bisogna avere buon gusto, sia che hai 18 anni e sia che ne hai 40. Sempre buon gusto ci vuole. Passiamo alla domanda numero 3. I colori che porti di più? Beh, i colori che porti di più sono il nero. Beh, ho più cose nere, poi ho un po' nell'armadio un po' di tutti i colori, però diciamo il nero, se devo dirne una è il nero. Poi, quarta domanda: che colori indossi di meno? Allora, i color carne, perché mi stanno male. Poi, domanda numero 5: qual è per te un accessorio indispensabile per donare stile ad una mise? Allora, penso, io non sono proprio fissata con gli accessori, cioè se ho voglia di mettermi un anello mi metto l'anello, se ho voglia di mettermi un bracciale metto il bracciale, se ho voglia metto l'orologio, quindi non ne ho proprio uno sempre fisso che proprio non deve mancare, anche perché la maggior parte delle volte mi dimentico di mettere gli accessori la maggior parte delle volte. Però devo dire che un bel orologio su un polso mi piace tantissimo. Abbini il make-up all'abito, e è la domanda numero 6. Allora, adesso no. Cioè, se capita, capita. Oppure delle volte metto un abito e mi ispira un make-up. Però una volta lo facevo spessissimo. Cioè, una volta avevo sempre il make-up rispecchiando come ero vestita. Sempre, adesso no. Adesso mi trucco come mi va di truccarmi e poi mi vesto come mi va di vestirmi. Numero 7. Segui la moda alla lettera? No, non la seguo alla lettera, anche perché non tutto mi... il microfono non ce l'abbiamo. Grande, ma grande Deborah, grande, grande Deborah. Allora, ho messo il microfono, spero che si senta meglio, perché me lo sono dimenticato, sempre qua sul divano, vicino a me, e spero che non si senta di M, che l'altra volta lasciandolo sul divano si sentiva crac 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 crac.
così ho dovuto fare voiceover. Va bene. Quindi dicevamo, mi sono persa. Numero 7, segui. Ah, sì, numero 7, segui la moda alla lettera. No, anche perché non mi piace tutto quello che va sempre di moda, ma prendo degli spunti per creare il mio look. Poi, numero 8, il tuo pezzo preferito del momento sono gli stivali neri Simil Prada. Li adoro. Numero 9. Una moda che non ti piaceva, alla quale non hai ceduto i pantaloni a zampa. Numero 10. Una moda che non ti piaceva e alla fine hai seguito, ai tempi, i paninari. Non mi piaceva, ma siccome la seguivano tutti, mi sono fatta convincere e ho anch'io seguito la moda dei paninari. Allora, la undicesima domanda. La moda o stile che hai preferito nel passato? La moda o stile che ho preferito nel passato? Gli anni 60. Domanda numero 12. La tua icona di moda o fonte di ispirazione? Vi devo dire che non ne ho assolutamente. Ripeto, come ho detto prima, cerco di prendere gli spunti su quello che va di moda e farlo mio, ma non ho una persona a cui mi ispiro, no. Poi domanda numero 13, cosa ti piace o non ti piace della moda? In realtà non lo so, cioè a me la moda piace a prescindere e mi piace anche vedere tutte le sfumature che ha la moda, che può portare alla moda. Però quello che non mi piace, che forse magari tutti fanno sempre, cioè copiano gli altri e quindi, cioè anche se non vuoi vedere, te lo fanno vedere in tutti i modi, forse quello, perché non mi viene in mente altre cose che non mi piacciono della moda. Domanda numero 14, descrivi in poche parole il tuo stile. Il mio stile, oddio, non saprei. Allora, a me piace sia mettere i pantaloni, mi piacciono le cose che vanno strette, ma mi piacciono anche i vestiti che stringono la vita, risaltano il fisico. Ecco, diciamo che il mio stile cerco sempre di far risaltare i miei punti di forza. Quindi ho le gambe, ho anche una bella scollatura, però non saprei proprio descrivere il mio look, anche perché il mio è in continua evoluzione, nel senso che non porto mai sempre le stesse cose. Poi per lavoro sono diciamo non costretta, però metto su anche dei vestiti che magari io non comprerei mai o non userei mai, e poi quando li indosso per fare le foto mi ci vedo benissimo, mi ci sento benissimo, e quindi là potrei cambiare subito stile. Quindi non so come descrivermelo, cambio spesso, quindi non ho uno stile fisso e non saprei neanche come descriverlo. Le domande sono finite, bisogna taggare qualcuno, quindi taggo le ricette di Sara, che ho fatto una gaffa l'altro giorno, ero troppo convinta, cioè nell'ultimo tag che è uscito, di averla taggata, e gli ho scritto: Sara, tu taggato? E lei mi ha detto: ma sei sicura? E io: sì, e invece no, perché l'ho pensato, non l'ho fatto, non l'ho detto. Ma vabbè, comunque Sara è le ricette di Sara. E poi c'è un ragazzo che vuole essere taggato e me l'ha scritto in un commento. Adesso andiamo a vedere come si chiama, perché non mi ricordo. Allora, taggo Pirros, spero che sia giusto. Quindi ti aspetto per questo tag. Taggo le robe di Roby. Cara, spero che ti faccia piacere girare questo tag. E poi taggo la viandante. Ti aspetto, Claudia, mi raccomando, fammi il tag. E poi taggo Juicy World. E taggo la mia amica Michela, Queen of Fashion Creamy. Penso che non l'abbia ancora fatto, che non sia ancora stata taggata. Lo spero. Quindi questo è tutto. Siete liberi di fare questo tag. Chi ha piacere, mi raccomando, fatelo, scrivetemelo nei commenti che vengo a vedere il vostro video. Ma se non avete un canale, rispondete nei commenti, così vi leggerò molto volentieri.
E quindi il video termina qui, grazie a Scarlett per questo tag. Vi invito ad andare a vedere il suo canale, vi lascio tutti i link delle persone nominate in descrizione e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ma prima di andare via, ehi raga, facciamo festa? Sì!